teatro si è ispirata tra le tante anche a Monica Vitti. In che cosa si sente vicina da Vitti e in che cosa più distante? Mamma mia, io sono lusingata di essere stata, insomma, così accostata a volte, forse per i miei cambi di registri, di essere magari un'attrice che ama molto la commedia e che quindi ho fatto, insomma, dei ruoli brillanti e anche altri drammatici. Io sono stata appunto invitata stasera a fare questo recital in omaggio a Monica. Sono molto molto onorata, molto contenta, perché insomma è veramente una delle più amate, delle più grandi nostre attrici, fonte di ispirazione e di grande, veramente di esempio, no? Anche un po' proprio per la sua carriera, e stasera racconterò come ha iniziato e tutto il suo percorso, e sono molto molto felice. Cinema, teatro, TV? Cinema, teatro, TV? Questo sì, il festival. Certo. Ecco, che progetti ci sono? Ma io adesso sto, diciamo, ho ultimato le riprese di un altro film, di due film, una partecipazione nei film di Gianni Amelio, Mamet, quindi per il cinema, sulla storia di Bettino Craxi, gli ultimi mesi di Craxi, e poi sono tornata alla commedia dopo tanti ruoli, insomma, drammatici. Abbiamo finito, ultimato di girare Burraco Fatale, che è una commedia al femminile di quattro amiche amanti del burraco, con me Paola Minaccioni, Angela Finocchiaro e aspetta che te lo dico, scusate, e Caterina Guzzanti. E quindi questo per me, la TV ovviamente è un mezzo, insomma, con cui ho tra virgolette flirtato varie volte, ho fatto Sanremo, ho fatto tante cose in televisione, e adesso con Suburra, Netflix, insomma, una serie importante. Quindi mi piace sia il teatro, sì, ecco, io questo è un po' il mio humus, è un po' il mio, sì, tutti e tre. Un ritorno alla commedia, quanto è cambiato il genere dalla Vitti ad oggi? Sicuramente, diciamo che si è un po' in qualche modo, ci sono delle commedie molto sofisticate e ancora molto ricche, no? Ma è la nostra vita che si è in qualche modo frammentata, impoverita, e c'è tanto individualismo, quindi è proprio la società che è cambiata. Le commedie sono uno specchio, no? Della nostra società, c'è molta più solitudine, se ci pensi, quindi è cambiato anche gli autori, però io penso che in Italia ci siano veramente tanti bravi registi che sanno raccontare e sanno dipingere, tratteggiare la commedia. È un nostro, insomma, è una nostra eccellenza, penso. Il pubblico ama molto la commedia italiana, quindi... Sì, è Benevento la prima volta? No, sei già venuta? Sono già venuta, sì, sono anche venuta per uno spettacolo a teatro. Perfetto. Per caso c'è un regista italiano con cui ancora non hai lavorato e che vorresti... Sì, per caso c'è. Chi è? Lo stavo proprio pensando prima, perché il mio lavoro, insomma, è sempre, per me è sempre una sfida, e è vero che ho fatto tanto, però ci sono tante altre cose che voglio ancora fare. Per esempio, mi piacerebbe lavorare con Paolo Virzì, con cui non ho mai lavorato, o con Ferzan, che è un altro meraviglioso autore con quale lavorare, però c'è tempo e speriamo, certo. Magari. Comunque sì, bisogna che arrivi, no, l'occasione giusta e il ruolo giusto. Grazie tanto. Grazie a voi. Grazie.